anche qui dobbiamo a Leone XIII questa bellissima enciclica esponendo il pensiero del dottore Angelico in materia. Ma incominciamo ad avere qualche nozione, anche se questo potrà essere arido o difficile da comprendere, forse per qualcuno, non necessariamente per tutti. Abbiamo detto che l'uomo ha l'intelletto, l'oggetto dell'intelletto è il vero, la verità. L'uomo poi è dotato anche di volontà, l'oggetto della volontà è il bene. Volontà è fatta per il bene, come la vista deve, è fatta per ciò che è colorato, che può essere visto da noi. E così, allo stesso modo, l'intelletto è fatto per il vero e la volontà è fatta per il bene. Questo è necessario, è di natura, come, non lo so, gli occhi sono fatti per vedere, allo stesso modo, noi possiamo pensare che gli occhi siano fatti per camminare o per mangiare. Vi è un rapporto reciproco tra intelletto e volontà, perché da un lato, e questo è essenziale da capire, la volontà, pur essendo un appetito, cioè un desiderio razionale, è razionale, tuttavia lo è perché segue l'intelletto. In quanto di per sé la volontà in se stessa sarebbe cieca. Se la volontà può scegliere il bene e fuggire il male, lo deve al fatto che l'intelletto è capace, conoscendo il vero, di capire che un oggetto, qualcosa, è bene, è un vero bene, e un altro oggetto invece è male, o in altri termini, è un bene apparente. Da qui, quindi, diciamo, la libertà si riduceva a quello, oppure invece anche la libertà da un vincolo interno, cioè dalla necessità naturale di andare verso una cosa, e poter liberamente quindi scegliere tra una cosa oppure l'altra, perché sono tutti beni limitati. La libertà è la qualità astratta che compete alla volontà in quanto è dotata di libero arbitrio, dove il termine libero arbitrio significa una facoltà elettiva, cioè di poter scegliere i mezzi conservando l'ordine al fine, agire o non agire, fare questo o fare quello. Notiamo quindi che arbitrio ci indica l'intervento dell'intelletto che giudica il bene, libero invece il ruolo che è quello principale della volontà, E ricordiamo, sempre necessario conservare l'ordine al fine. Se la volontà ha per compito di scegliere i mezzi più opportuni per raggiungere il nostro fine ultimo, ecco che la volontà che non dispone, non conserva l'ordine al fine, non corrisponde.